Argomento fondotinta, amiche mie, buongiorno. Quante volte vi capita di prenderne uno troppo caldo, troppo freddo? Bene, vediamo insieme come poter risolvere la situazione senza buttarli con l'ausilio dei correttori cromatici. Sì, avete visto bene, questo è blu e all'interno del video vi spiego a che cosa serve. Nel frattempo io sono con i capelli così e cadono cose, era il correttore cromatico blu perché devo andare a fare il ritocco del parrucchiere, ma prima ci tenevo a fare questo video che secondo me può esservi utile. Vado! Fatemi sapere che ne pensate e quale dei due correttori cromatici fa il caso vostro. Ciao amiche mie! Bene, quindi velocemente, prima di andare a rimettere a posto i capelli, vediamo questo consiglio che a volte può svoltarvi la situazione. E andremo ad utilizzare loro due. Due pigmenti da miscelare all'interno del fondo, per scaldare o per freddare. Un fondo sbagliato che avete acquistato. E andiamo con la dimostrazione, perché bisogna vederle le cose per poi capire come realizzarle. Due pennelli identici, quindi non sto mescolando il colore di un fondo con un colore di un altro fondo, e parto facendovi vedere la dinamica nella quale può accadere di avere un fondo troppo giallo. Prendo un po' di prodotto. Lo metto qui e come vedete questo fondo sarebbe anche giusto per me, ma è un filino giallognolo. Cosa fare se succedono queste cose? Riprendete sempre un po' di fondo, ma andate a mescolare all'interno del vostro prodotto poco, ma veramente poco, ecco già l'ho messo troppo, color pesca, ma non è il pesca come lo definiamo del correttore, vi faccio un esempio, prendo il correttore 114 che è pescato, ma non è un pesca, come vedete ha una percentuale minima di pesca all'interno, questo invece è come fosse un assoluto. Ne prendo poco, lo metto qui dentro e guardate cosa succede al fondo, in un attimo si scalda. Quando lo andate a mettere sul viso, di qua risulterà più giallo, di qua risulterà più caldo. Quindi potete scaldarlo quanto volete, arrivando alla giusta colorazione per voi. Cambiamo dinamica, mi strucco un attimo e faccio vedere invece come si va a freddare un fondo. Eccoci, tolto, come vedete, la parte del correttore è rimasta, sotto tolto tutto quanto. Come vedete, anche il pennello è cambiato, ok? Questo lo metto via e ne prendo uno pulito. Cosa succede quando invece prendete un fondo che è quel filino troppo caldo per voi, che quindi si accende? Arriva una cosa che può farvi abbastanza paura, ma che risolve la situazione. Un pigmento da miscelare all'interno del fondo blu. Il blu serve a freddare. Ne mettete un puntino e poi andate a mescolare nel momento in cui lo passate. Il fondo si sarà freddato. Guardate che differenza tra qua e qua. Ergo, correttore cromatico pesca qualora doveste andare a scaldare un fondotinta. Mettetene ovviamente poco. Correttore cromatico blu qualora doveste freddare un fondo che invece è troppo caldo. Fatemi sapere se conoscevate questo consiglio, se li avete mai utilizzati e soprattutto quale fa il caso vostro. Vi capita troppo spesso di prendere un fondo che è da sfreddare, un fondo che è da scaldare? Aspetto i commenti. Grazie amiche mie, buona giornata, ciao!